Ed ecco che è arrivato Sua Eccellenza. Allora, saluto di grande rilievo, di grande importanza, perché noi la ringraziamo. Noi sappiamo che oggi lei era... Sono arrivato adesso. Ho accettato volentieri, perché ricordare le persone che hanno perso la vita lungo la strada è un'esperienza che accomuna tanti, e io vorrei ringraziare chi ha avuto questa splendida idea e ringraziare loro che ci stanno intrattenendo così piacevolmente. Ma vorrei anche invitarvi, visto che questo è il motivo che ci vede riuniti, anche a un momento di silenzio per ricordare ciascuna di queste vittime della strada. E nel fare questo momento di silenzio, personalmente ripenso a tutte le volte in cui, quando guido la macchina, sono distratto, non porto l'auricolare, vado troppo veloce, e penso che sia importante che ciascuno metta in conto la propria fretta come un elemento che mette a repentaglio se stesso, ma purtroppo anche gli altri. E poi vorrei che in questo momento di silenzio ci fosse anche, da parte di chi ha responsabilità, la consapevolezza che agevolare le infrastrutture, rendere le strade migliori, è un grande servizio per tutti, ed è questo un appuntamento che non ammette ritardi, perché si tratta di salvare vite umane. E naturalmente in questo momento di silenzio ciascuno faccia nel proprio cuore una preghiera. Grazie. Eccellenza, una piccola ulteriore riflessione le chiediamo. Le uniche voci che abbiamo sentito in questo minuto erano quelle dei bambini. I bambini sono le vittime innocenti di tanti incidenti, ahimè, causati dai cosiddetti grandi. Una riflessione importante per difendere il sogno di chi ha davanti il futuro. E ancora ci parla di speranza, Eccellenza. Il modo con cui trattiamo i bambini è sempre stata la misura della civiltà di un popolo, e quindi credo che nello specifico, anche per quello che riguarda la guida, l'attenzione che certe volte ci fa un po' infastidire a noi adulti, perché i seggiolini e tutto il resto sono spesso motivo di complicazione, in realtà rappresentano un gesto di attenzione che non possiamo mai per nessuna ragione evitare, e quindi credo che i bambini debbano essere per noi un ulteriore motivo di sapere che quando stiamo in macchina è in gioco la nostra, ma anche la vita di tante altre persone. Grazie, grazie di cuore Eccellenza, grazie al sindaco di Rieti, Rieti città amica dei bambini. Beh, ripartiamo da lì per dire basta vittime della strada. Assolutamente sì, il progetto On the Road, come tu hai ricordato prima, è un progetto che l'amministrazione comunale porta avanti da diversi anni. Crediamo molto, perché pensiamo che sia importante investire nell'educazione civica, nell'educazione stradale e soprattutto nella sensibilizzazione dei cittadini, a partire dai più piccoli. Tante sono le cose in cantiere anche insieme al mondo della scuola. Quindi io ringrazio tutti gli artisti che si sono esibiti, tutti quelli che a vario titolo hanno permesso che si organizzasse in una giornata così importante che l'ONU ha deciso di dedicare alle vittime della strada, una manifestazione che mette al centro
il tema della sicurezza stradale. Noi vogliamo investire molto per rendere la nostra città più sicura, aumentare le zone pedonali, fare in modo che sia più semplice girare andare in giro per la città a piedi e quindi evitare di prendere le macchine. Dobbiamo investire anche molto su abitudini diverse e su stili di vita diversi. Quindi davvero un ringraziamento a tutti nell'auspicio che davvero si possa fermare questa strage. Grazie di cuore Simone Petrangeli, sindaco di Rieti, Centro d'Italia.